Esce allo scoperto per la prima volta la donna che accusa di stupro Cristiano Ronaldo, la ex stella del Real Madrid ora in forza alla Juventus. Come riporta il Corriere della Sera, è il settimanale tedesco Der Spiegel a scriverne in un'esclusiva anticipata sul suo sito. La donna in questione, quella che ha fatto finire Ronaldo al centro dello scandalo, è l'americana Catherine Mayorga. Ha 34 anni e fa l'insegnante di scuola elementare, anche se ha lasciato il lavoro in questi giorni perché, dice, ho bisogno di tutte le mie forze. Ma all'epoca dei fatti, la denuncia risale al giugno del 2009, NDR, aveva 25 anni e aspirava a fare la modella. Improvvisamente mi è stato addosso, racconta al quotidiano. La Mayorga sostiene che il campione 9 anni fa l'abbia violentata in un albergo di Las Vegas. Successivamente, poi, Ronaldo le avrebbe pagato una somma $375.000 perché non rivelasse a nessuno quello che accadde quella notte, scrive ancora lo Spiegel. Il settimanale ora aggiunge che il legale della donna ha presentato una denuncia in Nevada per contestare quell'accordo. Punto la 34enne, prosegue sempre il settimanale, racconta per la prima volta pubblicamente quello che accadde nel 2009 nella suite d'albergo dove lei avrebbe raggiunto il calciatore che aveva conosciuto poco prima nella zona VIP di Rhein, un nightclub al Casino Palms. Dopo la violenza, Ronaldo le avrebbe chiesto se avesse avuto dei dolori. Si mise in ginocchio, dice Catherine nel racconto allo Spiegel, e disse: al 99%, sono un bravo ragazzo, non so cosa succede al restante 1%. Il calciatore portoghese contesta le accuse della 34enne e sostiene che il rapporto sarebbe stato consensuale. L'avvocato della donna, scrive ancora il settimanale, afferma invece di aver presentato ai giudici un documento in cui riferisce che lo stesso Ronaldo avrebbe ammesso che la donna ha più volte detto di no e di fermarsi. Lo Spiegel aveva riferito di questa vicenda già un anno e mezzo fa, sulla base di una documentazione ricevuta dalla piattaforma Football X, l'inchiesta internazionale che si propone di far emergere gli affari sporchi del calcio. Punto l'avvocato di Ronaldo. Ha definito illegale il servizio dello Spiegel, aggiungendo che viola i diritti personali del calciatore. Il reportage dello Spiegel è palesemente illegale. Inizia così, come scrive la Gazzetta, il comunicato dell'avvocato tedesco di Ronaldo, Christian Scherz, diffuso oggi per denunciare l'inammissibile intrusione nella privacy del giocatore da parte del settimanale tedesco, che ha pubblicato un nuovo reportage sulle presunte accuse di stupro mosse all'attaccante dalla Mayorga.